Eurosport, buonasera, ed eccoci, siamo con il ciclismo, apriamo così questa serata nel seno della ex Vaccari, una bellissima sala, è la prima volta penso che ci sia questo ritrovo e che il ciclismo ha avuto anche una bella location. Qui si giocano belle carte, vedo la già 60esima Coppa Primo Maggio, campione juniores, campionato regionale ligure, perciò vuol dire che ci stiamo proiettando nel futuro. Siamo insieme a Giorgio Tonelli. Giorgio Tonelli, vieni qua davanti, sì. Siamo insieme a Giorgio Tonelli. Allora Giorgio, una giornata importante, un passaggio di qualità mi sembra, perché e vedo che anche il ciclismo l'anno scorso, il Giro d'Italia, insomma ci stiamo muovendo in maniera eccellente. È stata una bella stagione l'anno scorso, è chiaro che adesso oggi sarà il consuntivo della stagione agonistica 2015, sono presenti tanti personaggi, è presente il vicepresidente nazionale della federazione ciclistica, la Daniela Isetti, che per noi ormai è una presenza ricorrente perché viene appena può, viene a dare una mano, viene a dare così onorare le nostre manifestazioni di ciclismo, ma sono presenti tanti altri personaggi, è presente Simone Manelli che è il presidente del collegio dei revisori dei conti della federazione ciclistica, c'è Alessio Baldoni, vicepresidente vicario della federazione, del comitato regionale, naturalmente presente Taddei che è il presidente del comitato provinciale e tanti altri personaggi che poi andremo a presentare nel corso della manifestazione. Dicevo, è un momento importante, consuntivo, ma soprattutto per pensare anche a quello che sarà la stagione agonistica 2016. Parlavo con Taddei, il presidente provinciale, mi diceva che praticamente sono confermate tutte le gare dell'anno scorso e addirittura c'è qualche possibilità in più rispetto all'altro anno. Di conseguenza anche quest'anno sarà una bella stagione, mancherà purtroppo la tappa del Giro d'Italia, perché essendoci stato l'altro anno il Giro d'Italia qui è impossibile, se che quest'anno non poteva venire assolutamente, sono altri percorsi, altre richieste, pertanto anche gli organizzatori del Giro hanno già pensato comunque alla Spezia anche per le prossime occasioni e lo rivedremo il Giro d'Italia e ci auguriamo davvero di vederlo, perché è una grandissima manifestazione che porta davvero porta materiale importante, no, al nostro ciclismo, e oggi siamo qui a pensare a premiare poi tutti i ragazzi. Ci sono tantissimi ragazzi da premiare, ragazzi allievi, giovanissimi, juniores, che dovranno ricevere la loro giusta premiazione per quello che hanno fatto nel corso della stagione. E vediamo un po' quello che succederà. Naturalmente siamo felici di essere qui, siamo felici che anche voi siate presenti qui con Armando Mazzoni, voi del Museo dello Sport, e chiaramente poi diremo a tutta la gente che tutte queste immagini saranno a disposizione di chi vorrà consultarle, certo, vederle presso il Museo dello Sport, che su internet mi pare, certo, mi hai detto. In internet, per cui ecco, noi diremo anche questo a tanta gente già presente come vedete, in maniera che possiamo poi dare una mano non solamente al ciclismo in generale ma anche al Museo dello Sport, che è una cosa importantissima nella provincia di La Spezia, una cosa davvero da valutare bene e soprattutto da valorizzare, perché sono iniziative importanti che così rappresentano un po', così come dire, lo specchio delle attività che in provincia si fanno, non solamente riferite al ciclismo ma naturalmente a tutti gli altri sport. Ecco, noi per il momento così vi lasciamo, per il momento andiamo sul palco perché dobbiamo iniziare questa manifestazione e tanti auguri di buon anno a tutti voi che ci avete ascoltato, tanti auguri al Museo dello Sport e come dire ad Maiora, che possa progredire, che possa ancora migliorare con tutte le sue notizie e con tutte le sue informazioni. Grazie. Tanto ringraziamo Giorgio Tonelli per il cappello che ci ha fatto come introduzione. Grazie, adesso ci sentiamo sul palco. Noi proseguiamo a fare queste immagini che sono un po' di repertorio, ma sono immagini, come giusto ha detto Giorgio Tonelli, che poi si possono consultare, possono darvi anche quello che è l'esatta situazione della giornata e come si muove il ciclismo oggi. La gente sta affluendo, non è certo una bellissima giornata, abbiamo visto
proprio oggi, 2 gennaio 2016, si è messo acqua e il tempo purtroppo si è rabbuiato, ma ragazzi, vedremo quanti ragazzi saranno premiati e sicuramente con loro i loro nomi li impareremo, perché li rivedremo anche forse in qualche momento più importante della loro carriera. Siamo oggi in Gambezzo, la signora vice sindaco della comunità di Santo Stefano deve purtroppo andare, pertanto noi abbiamo pensato, sì, siamo in buona compagnia con l'assessore, ma ecco, c'è un comando floreale per la signora, per il vice sindaco, c'è anche una targa, ricordo, di questa giornata, e sarà consegnata dal presidente del comitato provinciale D'Alder e dall'amico Gonzalo. Passare, per capire. Devi andare là. Intanto, vi ricordo che le immagini di questo incontro, di questa festa, saranno riproposte martedì sera, attorno alle ore 21, vero? Sul canale 194. 194, ok? Appuntamento televisivo dunque, martedì sera, attorno alle 21, canale 194. E adesso, amici miei, cominciamo un po'. Io chiamerei sul palco due tre ciclisti. Un ciclista del passato, Massimo Potenzana, la bandiera della provincia di Venezia. Massimo, vieni. Dai, Massimo. Eravamo con Massimo. Un mese fa, vicini, quando eravamo a scuola. Chiamo Pierpaolo De Bene, il presente. E chiamo anche Edoardo Cogliu, che vive e che si allena qui, probabilmente appugnato, probabilmente da Pierpaolo De Bene. E naturalmente è presente anche la segretaria del team, Nippo Fini Fantini, che è presente qui. Io credo, signora, del passato, quante battaglie, cos'è che ricordi della tua stagione, momenti salienti della tua attività, quindi, ma salienti non solo sotto il profilo del vittorio, ma sotto il profilo generale, morale anche, c'è qualche ricordo particolare? Poi c'è questo signore che
è un ragazzo che si allena qui a Brugnacco e da te vive da te. Ah, sai che fatto? Allora, dimmi un po', l'anno scorso, come stagione, così e così oppure è più positiva? Massimo, parli un po' di questi due.
sentimenti di eroismo, di nazione. Dico io, se lo dice Massimo Potenzana, noi siamo sicuri che questa è una verità. Non può deludere, no, non può deludere lui, non può deludere il team. Devi fare solamente quello che puoi fare, quello che sai fare, devi essere veloce in volata. Pier Paolo, a te, un po' caduto per quest'anno, mi raccomando. Ancora meglio degli altri anni. Ci siamo, siamo pronti, ecco. Questa serata particolare siamo insieme a Edward Grosu, un nuovo elemento della Nippo Fantini, perciò insomma la Nippo Fantini si sta crescendo, cresce sempre di più, vuole fare dei risultati, vuole arrivare, vuole. Quanto darai tu alla Nippo Fantini e come sei preparato per affrontare già, come ho sentito, che andrai in Argentina, che è la tua prima, penso che sia la tua prima uscita? Sì, e sono già da 3 anni con la Nippo Fantini, perciò non sono un elemento nuovo. La squadra penso che è cresciuta molto quest'anno, la squadra punta molto sui giovani, io sono un giovane, al mio primo anno tra la Nippo Fantini ho vinto 6 gare, l'anno scorso sono stato un po' sfortunato perché ho avuto la mononucleosi e citomegalovirus. Poi al Giro d'Italia ho riuscito a fare un quinto alla tappa di Jesolo, però potevo dare un po' di più secondo me. Spero che quest'anno vada tutto liscio e riesco a mettermi in mostra un po' di più. Il Giro d'Italia vi ha segnato veramente la notorietà in città, perché Spezia Nippo Fantini, una società iscritta nella propria città, non era mai capitato, insomma, la prima volta. Perciò un grande onore anche come spezzini. Tu hai sentito il calore degli spezzini mentre giravi nella corsa che hai ultimato la Spezia? Sì, certo, in Liguria, a parte, cioè proprio alla Spezia, i tifosi erano molto, molto più caldi con noi e tifavano molto di più la Nippo Fantini, essendo una squadra di casa. Ha fatto piacere a noi e penso che anche al pubblico ha fatto molto piacere avere una squadra di casa che ha partecipato al Giro d'Italia. Guardandoti un po' in giro delle società, chi temete di più? Non lo so, perché non essendo proprio di qua, è poco tempo che sono in Liguria e non conosco molto bene le squadre, però parlando prima con Pierpaolo mi ha detto che c'è uno juniores molto forte che ha vinto la maglia bianca e promette tanto. Un onore sei salito con Potenzana, per noi un nome, una marca, una garanzia, uno di quelli che si è fatto un po' da solo, saliva e scendeva su e giù per le salite per fare grande allenamento, ha lasciato un grande nome, vorresti un suo curriculum? Sì, certo, lo conosco già dalle gare, il mio direttore sportivo correva insieme a lui e lo so che è stato un gran corridore e adesso la sua esperienza la mette in mostra nella sua squadra e
ogni tanto anche il mio direttore sportivo mi parla di lui, perché è stato veramente un gran corridore. Io tanto ti ringrazio per l'intervista, non ti dico niente, ti dico buon anno e auguroni. Grazie. Alla prossima. Grazie, grazie mille. Abbiamo lasciato il compagno, siamo con Pierpaolo De Negri, anche lui Nippo Fantini, grande nome, l'abbiamo aspettato al Giro d'Italia, l'abbiamo sospirato, l'abbiamo visto e tutti tifavano Nippo Fantini. Una società iscritta alla Spezia, un onore per la città. Per te Spezia cosa è diventata? Beh, sicuramente, siccome che abito in provincia di Spezia, correre per una squadra con sede a Spezia per me è un onore, quindi cerco sempre di portare in alto il nome della nostra squadra e di fare il meglio che posso nelle gare più importanti in giro per tutto il mondo. Io l'altro giorno ero a fare le premiazioni dei ragazzi spezzini, che sono un po' premiati di qua e di là, ma devo dire che Spezia sta offrendo sul piatto della bilancia tanti atleti, perciò un grande risultato. Beh, sicuramente Spezia ha in sé una storia nel ciclismo, quindi è un bene che esca fuori ancora altri corridori, da Battistini a Fontona, Del Rio ha sempre avuto una grande storia. Si deve continuare a investire nei giovani e in modo che abbia il continuo anche nel futuro. Un rappresentante potenziale, poi insomma penso che un fiore all'occhiello per tutti. T'ho visto salire con lui e abbiamo saputo Argentina sarà una grande sorpresa. Ti sei preparato bene, avrai una buona possibilità di inserimento? Beh, Argentina sicuramente sarà la prima gara, quindi là ci sono gente molto preparata. Io ho fatto un bel periodo di preparazione, sono stato anche un po' influenzato, ma quello magari non vuol dire neanche niente. Sicuramente andremo là per fare bene, vediamo che percorsi ci saranno adatti a me o magari a qualche nostro velocista, e poi torneremo con una migliore condizione per affrontare le gare in Italia. Qualcuno mi chiede sempre, ma come fanno a pedalare sempre questi ragazzi? Salgono in bicicletta al momento della partenza e poi continuano a pedalare. Qual è la forza motrice che vi dà tanto brio e tanta... è logico che bisogna pedalare per camminare, ma dico, qual è questa forza? È una cosa vera, interna. Certo, tanta passione sicuramente, tanto sacrificio, allenamenti, e dopo sì, è più facile sicuramente. Scendete, avete la possibilità di fare subito un'intervista, non vi manca il fiato? Io a volte mi tocco, perché a volte faccio le interviste e mi affatico io. Beh, dopo qualche salita lunga sicuramente bisogna aspettare qualche minutino prima di fare l'intervista, perché il fiato mancherà sicuro, però è una questione di abitudine alla fine. Ultima domanda, quando sei entrato alla Spezia hai sentito il calore dei tuoi concittadini? Beh, è stata un'emozione grandissima, perché il Giro è una gara a cui tutti ambiscono, è il sogno di qualsiasi corridore italiano, partecipare al Giro in più nella propria città, è stata un'emozione che non me la dimenticherò mai. Intanto ti saluto, ti ringrazio dell'intervista, grazie, buon anno, buon proseguimento, auguri e basta, non ci dico nient'altro. Grazie, buon anno anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Termine di una serata entusiasmante, abbiamo sentito i ragazzi della Nippo Fantini, abbiamo visto i ragazzi premiati, perciò buon proseguimento per il ciclismo e il Giro d'Italia penso che ha fatto tanto. Sì, come ha detto il Presidente nella sua relazione, il 2015 per il ciclismo spezzino è un anno che rimarrà negli annali. Gli appassionati se lo ricorderanno per una serie di eventi che diciamo hanno così segnato la stagione. A parte la stagione diciamo così a livello provinciale, che ha visto un numero di manifestazioni che da diversi anni non veniva raggiunto, con 25 manifestazioni. Poi c'è stata appunto la chicca del Giro d'Italia, c'è stata la sede di una società professionistica che è la Nippo Fantini a Spezia, quindi diciamo che nel Comitato Provinciale Spezzino abbiamo rappresentato tutte le categorie, dai giovanissimi fino ad arrivare ai professionisti, e anche soprattutto a livello organizzativo abbiamo una serie di manifestazioni di cui il fiore all'occhiello è il Giro della Lunigiana. Grazie, ma è stata velocissima perché non ho più tempo da darti, però gli auguri le sono. Auguri a tutti per il 2016 e anche al ciclismo, che sia una stagione migliore ancora di quella del 2015.
grazie di nuovo Simone Mannelli. Vediamo ancora altre piccole interviste che stanno facendo, chiudiamo anche noi da questa sala alla ex Vaccari, che è stata data alla, per la possibilità di avere e per lo sport e per altre cose. Grazie.